Ciao a tutti amici, benvenuti e ben ritrovati a questo nuovo video del canale GDA Channel One. Ok ragazzi, oggi andiamo a fare un altro lavoretto da esterno, così riempiamo il nostro giardino, lo riempiamo di roba e chi più ne ha più ne metta. No dai, scherzo. Comunque queste cosine per il giardino sono molto carine da fare, ci si passa volentieri il tempo, soprattutto in questo periodo che non sto a dire altro perché tanto non credo ce ne sia bisogno, e comunque insomma rinfreschiamo il nostro giardino, gli diamo un aspetto nuovo, un qualcosa di nuovo, ma anche sul balcone possiamo andare a mettere quello che oggi andrò a realizzare. E oggi avevo intenzione di preparare una sorta di pozzetto, tutto in legno ovviamente, una cosa finta, diciamo una cosa da ornamento, e come dicevo si può tranquillamente andare a posizionare anche su un balcone, non è un particolare problema. Bene amici, come sempre vi invito ad andare a visitare tutti i link che trovate qui sotto in descrizione, soprattutto come sempre vi invito ad andare a visitare la pagina GDA Greenhouse, dove vado a fare tutti i miei lavori, diciamo cerco di mettere un po' tutte le foto. E come sempre amici, se il contenuto dei video sono di vostro gradimento, mettete un bel like che dà sempre una forza, una carica per continuare, iscrivetevi al canale e buona visione. Ok amici, allora come primo passaggio andiamo a prendere un po' di listelli. Io in questo caso per adesso ne ho presi 3, però giusto per farvi capire, un po' di listelli che però possiamo prenderli anche in questo caso abbastanza sottili se andiamo a fare una cosa piccola. Ovviamente più è grande più i listelli dovranno essere grandi, però una cosa diciamo abbastanza importante è che siano circa della stessa larghezza. Perché? Perché così ci va a facilitare molto il lavoro, così insomma non dobbiamo correre a destra e a sinistra per andare a fare dei tagli particolari. Cerchiamo di prendere gli stelli della stessa larghezza e risolviamo in fretta questo problema. Allora da qui iniziamo e facciamo 10 listelli della lunghezza di 15 centimetri, ok? Ottimo. Allora, prendiamo i primi 3 tronchetti, ok? E prendiamo un listello che sia un po' grossettino, ma non eccessivamente, no? Giusto che insomma faccia il suo risalto, e andiamo a prendere la misura del tronchetto e andiamo a tagliare precisamente qua di fianco, ok? Stessa cosa andremo a fare con altri 3 listelli. Ok amici, io ho già preparato tutte e 2, come vedete sono già pronte, quindi lunghezza 15 e larghezza più o meno nel mio caso viene circa di 20 e mezzo, ma questo varia poi in base alla larghezza del listello che avete disponibile. Bene, ora amici andiamo a fare un altro passaggio. Bene amici, allora la nuova parete che andiamo a fare, andiamo a prendere 2 degli altri listelli che ci sono rimasti, ok? Ma in questo caso non mettiamo un altro uguale, ma lo metteremo più lungo. Dove sono le persone che ho preparato? Ecco qua. Allora, questi qua, mettiamo una parte un po' così. Ok? Allora, lo faremo però lungo. Lo faremo lungo da 48 centimetri, ok? 50-48, ok? Allora amici,
come vedete io ho preparato già il listello, di verità ce l'avevo già pronto, e lo andiamo a posizionare praticamente in questo modo. Quindi le altre due pareti che andremo a fare, mettiamo i due listelli laterali e uno centrale lungo 48 cm e poi li andiamo a fissare nello stesso modo di questi due. Bene amici, allora siamo già a questo punto. Come vedete abbiamo praticamente le nostre quattro pareti del pozzetto. Quindi abbiamo utilizzato, ricapitolando, 10 listelli della lunghezza di 15, 2 della larghezza, della lunghezza, scusate, di 48 e 4 listelli più sottili della larghezza praticamente dei nostri listelli, perché come vedete in precedenza era meglio ovviamente andare a utilizzare dei listelli della stessa larghezza. Bene amici, allora prendiamo i nostri due pezzi, quelli con la parte più lunga del 48, e li mettiamo in questa posizione. Vediamo se stanno su un attimo. Ok, bene, poi prendiamo quest'altra più piccola, ok, e la giriamo però con il listello che abbiamo fissato all'interno, perché tanto l'abbiamo messa perché ci ha fatto comodo il fatto di andare ad unire i tre listelli, e in più andiamo a rinforzare la nostra struttura all'interno, ok, perché questi pochi listellini insomma non è che tengano chissà tanto, quindi diciamo che siamo andati a farli per andare a fare una sorta di rinforzo. Ok, stessa cosa dall'altra parte, e andiamo a chiudere la nostra struttura. Bene, allora invece per un senso estetico questi due listelli che sono dalla parte esterna dove c'è il listello lungo, andiamo praticamente a dargli la continuità andando a fare due listelli che parte dall'esterno di questo all'esterno di quell'altro. E questo amici è la parte sotto del nostro pozzetto, come vedete glielo fate girare tutto intorno con questo metodo. Ora il prossimo passaggio, così andiamo subito avanti, io praticamente, così ve lo dico, ho messo una vite qua per andare praticamente a fissare queste due, più una vite centrale, io ne ho messo solo una perché tanto mi sembra che la tenuta sia già buona così, una vite centrale per fissare il listello. Ora come vedete ci troviamo che la parte sopra però è ancora libera, no? Quindi andiamo a fare lo stesso giro di listelli nella parte superiore, ok? Così gli andiamo a dare un'estetica un po' più carina. Ancora meglio, se uno vuole, può farli direttamente qua sopra, ok? Dipende un po' da uno come vuol fare, si può fare in tantissimi modi, amici, come sapete, si può fare un po' spiovente, un po'... Io ve lo faccio vedere, diciamo, proprio a livello più semplice possibile che si possa fare. Ottimo, amici! Allora, come vedete, questo è... Ottimo, amici! Allora, come vedete, direi che è, come base è venuta... bella robusta, ok? Questo tipo di lavoro poi, amici, se uno vuole, no? Può trasferirlo ovviamente a qualsiasi dimensione. Io prima o poi ne farò uno, non appena avrò il tempo, ben rifinito, non appena mi sarà possibile lo farò, perché questi pozzetti, amici, a me piacciono un casino. Va bene, bando alle ciance, continuiamo con il nostro progettino. Quindi adesso andiamo a spostarci nella parte alta. Ottimo! Allora amici, adesso andiamo a fare due listelli, non troppo grandi, ok? Della lunghezza di 20 cm. Bene, ok amici, allora... fissati questi due, andiamo a prendere due listelli che siano più o meno uguali, mi raccomando, cerchiamo che siano uguali, e appoggiandoli qua contro, ci andiamo a fare una sorta di misura, no? Anche ad occhio, e andiamo a posizionarli direttamente così.
A me sembra che il taglio sia praticamente a 45 gradi. Beh, insomma, si stava scaricando la batteria del telefono. Allora, stavo dicendo, quassù, ok? Quassù andiamo direttamente a fissarlo così, non è un problema. Mentre qua sotto andremo poi a vedere dove vado, dove dobbiamo andare a fare il taglio. Così non dobbiamo andare a fare tagli particolari. Ok? Bene. Ok amici, questo è praticamente quello che sono andato a fare. Sono andato a vitare le due estremità qua sotto e qua sopra, senza andare a fare tagli particolari, da qua sopra sono andato a mettere l'altra vite. Dal momento che abbiamo già questa misura, ci sarà molto più semplice fare l'altra parte, perché di conseguenza andremo a farla la stessa identica cosa. Ah, per finire questa parte, ok, per dare un'altra sorta di abbellimento, andiamo a prendere un altro listello e lo andiamo, vedete, a mettere praticamente qua dietro. Bene, ok? Allora amici, adesso più o meno a questa posizione qua, quindi una misura particolarmente precisa, qui, andiamo a fare un bel foro sia da questa parte che da quell'altra e poi facciamo passare all'interno un bel tondino di ferro. Ottimo, ottimo. Ed anche questo passaggio, amici, è fatto. Ok ragazzi, non c'è rimasto molto da fare. Bisogna fare con le rimanenze dei listelli che abbiamo utilizzato per la parte sotto e laterale, andiamo a fare i nostri listelli del tetto. E... ah no, mi sono dimenticato il pezzo qua, oh! Eh sì, faccio il pezzo qua e dopo vado a mettere i listelli del tetto e poi andiamo a posizionarlo direttamente fuori e vediamo un po' il risultato che è venuto. Carissimi amici, questo è il risultato finale del nostro lavoretto di oggi. Ok, sono andato a mettere il ferro con dentro un bel cestino d'alluminio, piccolino, una cosa da, no, da cinesi. E questo, amici, è il risultato finale del nostro pozzetto. Ok amici, io vi ho detto un po' tutte le misure, ovviamente si possono modificare, si può fare qualsiasi grandezza, qualsiasi dimensione, quindi insomma ci si può veramente sbizzarrire anche in questo caso un po' come si vuole. Bene amici, io non ho più nient'altro da aggiungere. Ovviamente, come sempre, se il contenuto del video è stato di vostro gradimento, mettete un bel like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!